Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video versioni Marvel. Qualche giorno fa, mettendo a posto e catalogando i miei comics, mi sono imbattuto nella prima apparizione di Miles in Italia. E visto che ultimamente non si parla d'altro del nuovo gioco o DLC targato Sony, ho deciso di prendere la palla al balzo e raccontarvi le origini del primo Spider-Man afroamericano dell'universo Marvel. Ma prima, come sempre, vi ricordo che se userete il codice sconto JEDARU20 nel link di Pumpling qui sotto in descrizione, potrete ottenere il 20% di sconto su qualsiasi articolo del sito, comprese le nuove collezioni e le edizioni limitate in stile natalizio. Affrettatevi anche perché ci sono tutte le t-shirt a 9,90€. Oltre a questo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella e di seguirmi in tutti i miei social che trovate sempre qui sotto in descrizione. Detto ciò ragazzi, non perdiamo altro tempo, a voi il video, buona visione! Terra Ultimate. Conosciuto come la Terra 1610, questo universo apparve per la prima volta in Italia nel lontano 2001 con il primo numero di Ultimate Spider-Man. Facciamo un passo avanti di ben 10 anni. In America assisteremo alla prematura morte della versione Ultimate di Peter per mano del suo più potente nemico, Norman Osborn. Qui faremo la conoscenza di un nuovo Spider-Man, quello di Miles Morales. Ma chi è costui? Nato a Brooklyn, Miles è figlio di Jefferson e Rio Morales e ha vissuto un'infanzia amorevole e nella giustizia. I genitori, che sono un'infermiera e un poliziotto, spinsero Miles a studiare e a crearsi un avvenire, ma, e dico ma, lasciandolo all'oscuro del passato criminale del padre. A quanto pare, prima di divenire un poliziotto, il padre Jefferson era un adulcro da 4 soldi, insieme al suo fidato fratello Aaron, finendo persino in carcere per una battaglia contro gli uomini del mafioso Turk. Qui conobbe Nick Fury, o perlomeno una sua versione Ultimate, che, pagata la cauzione, assunse Jefferson come sua personale spia per controllare il mafioso Turk. Infiltrato e con le mani in pasta ovunque, Jefferson divenne molto conosciuto nella malavita, lavorando persino per un nuovo volto criminale, Wilson Fisk. Ora facciamo un passo avanti di numerosi anni. Abbandonata la vita criminale e tagliati i ponti completamente con suo fratello, Jefferson e Rio ebbero il loro primo figlio, Miles. Come già detto, quest'ultimo crebbe nella totale giustizia, quindi, lontano da suo zio, che continuata la carriera criminale, prenderà il nome di Prowler, un supercriminale che si diletta nello svaligiare laboratori super mega ultra tecnologici. Direte, ok, ci ha raccontato vite e miracoli di tutta la famiglia Morales, ma noi siamo qui per Miles, quindi come divenne Spider-Man? Adesso ci arriviamo, calmi, non abbiate fretta. Dopo un furto, nelle ormai abbandonate Oscorp Industries, lo zietto di Miles non si accorse che dentro la sua borsa entrò qualcosa con 8 zampe, un ragno modificato con la formula Oz, o Z. Portato a spasso, questo ragnetto finì nelle mani di un giovane e disobbediente Miles, che si trovava a casa di suo zio all'insaputa del padre, e che dopo essere stato morso, come suo predecessore, acquisì incredibili poteri, che vi elencherò in seguito. Questo cambiamento dei suoi geni spaventò a morte il ragazzo, che dopo aver capito che non era più un ragazzo qualunque, fece la cosa più istintiva per un ragazzino, nascondere le sue abilità per paura e voglia di essere un ragazzo normale, ma soprattutto lasciando al vero Spider-Man il lato supereroistico. Come sappiamo, mettere da parte le proprie abilità o usarle per scopi personali crea situazioni molto spiacevoli in casa Marvel, e Miles visse una situazione molto simile al primo arrampicamuri. Peter Parker fu attaccato da un ormai pazzo e furente Green Goblin, in questa terra molto simile a un Hulk cornuto, ma soprattutto infuocato, spalleggiato da una versione alternativa dei Sinistri 6. Questo diabolico gruppo cercò di uccidere gli affetti di Spidey, ma fortunatamente grazie a quest'ultimo e ai suoi amici fu battuto. Ma, e dico ma, Peter durante lo scontro fu colpito da un proiettile indirizzato al capitano Steve Rogers. Durante la lettura, quel colpo passerà in secondo piano, fino alla sconfitta definitiva del sinistro gruppo, che dopo essere stato sbaragliato lascerà lo spazio a un ormai dissanguato e morente Peter, che dopo aver salutato sua zia e le persone che ama, morirà. Ora vi lascerò qualche secondo per asciugarvi le lacrime. Fatto? Ok, continuiamo. Durante questa battaglia verrà alla luce la vera identità di Peter, che divenuta pubblica fu osannata da tutta la città. Tra i palazzi però, un ragazzo moriva dai sensi di colpa, Miles. Il ragazzo, convinto che avrebbe potuto aiutare l'ormai deceduto Peter, decise di cogliere la maschera e diventare il nuovo Spider-Man. Divenuto Spider-Man, Miles visse incredibili battaglie e storie nel suo universo, essendo addirittura stato addestrato da Capitan America in persona. Oltre a questo, incontrò anche il vero e solo Peter di Terra 616. Direte, una volta? Nah!
tantissime volte in storie fantastiche conosciuto come lo Spider-Verse. Facciamo un balzo in avanti e ci troviamo nel 2015. Nelle edicole sorge una scritta: la fine dell'universo Marvel. Questa storia, che non vi racconterò nel dettaglio perché vi ho spoilerato anche la zia della cugina, verrà la distruzione temporanea della Terra Ultimate, che è completamente riscritta, si unirà a quella 616, portando Miles e tantissimi altri personaggi Ultimate nella Terra classica per vivere incredibili storie tutte ragnesche. Ma questa è un'altra storia. Parliamo dei poteri. Come potete dedurre, Miles possiede dei poteri ragneschi, che sono agilità, forza, velocità, riflessi, resistenza e equilibrio paragonabili a un ragno gigante, l'abilità di aderire sui muri, senso di ragno che lo avverte dei pericoli e l'abilità di manipolare la bioelettricità. A quanto pare questo potere permette al giovane Miles di poter manipolare e sprigionare la bioelettricità al suo interno, riuscendo a stordire e aumentare la propria forza e colpire i nemici da brevi distanze. Oltre a questi poteri, Morales può mimetizzarsi diventando quasi del tutto invisibile. Possiede un fattore rigenerante molto avanzato, non alla Wolverine ma molto superiore a un comune essere umano, e per ultimo, ma non per importanza, possiede l'immortalità. Questo che ho appena detto è solo una supposizione di Norman Osborn in persona. Spiegandomi meglio, il capo della Osborn disse che la formula OZ, o Z, produce molti effetti collaterali, tra cui l'immortalità. Quindi, visto che Miles è mutato grazie a questo composto chimico, si ipotizza essere del tutto immortale. Ma, e dico ma, Peter, visto che è stato modificato allo stesso modo, morì per colpa di un proiettile. Quindi diciamo che questa teoria potrebbe essere sfatata dalla legge dei grandi numeri. Terra 8. In questa terra, vista per la prima volta nel 2017, troviamo Miles Morales 20 anni più grande della sua versione classica. Qui l'ormai adulto Miles ha fondato i suoi Avengers Ragno con la sua amata moglie, Gwen Stacy, conosciuta come Spider-Gwen. Divenuti una celebrità, i due personaggi Ragno ebbero anche due figli, Charlotte e Max, conosciuti come Spider-Boy e Spider-Girl. Questi ultimi fanno parte del gruppo ragnesco insieme a Spider-Ham, lo Spider-Man suino, SPDR, la ragazza kawaii col suo robottone del film Il Nuovo Universo, Jerry Drew, il figlio di una versione alternativa di Spider-Woman, e una sconosciuta e in nero donna ragno dalle origini completamente misteriose. Questa terra è collegata a quella 65, quella dell'originale Spider-Gwen, perché essendo quest'ultimo in passato di Terra 8, se qualcosa cambia, cambierebbe anche nel possibile futuro. Siamo solo all'inizio e ho già tirato fuori un loop temporale al Ritorno al Futuro. Terra 616. Adesso parliamo di Miles Morales di Terra 616. Sì ragazzi, Miles non è l'unico Miles. E non parliamo di cloni. Apparso per la prima volta nel 2017, questo Morales è molto diverso dalla sua versione classica. Dalle origini completamente sconosciute, questo ragazzo faceva parte della famiglia criminale di Don Rigoletto, uno dei boss più potenti di New York prima dell'ascesa di Wilson Fisk. Miles, finito in carcere, si mise d'accordo col suo boss per uccidere il futuro Kingpin, al periodo ancora un semplice scagnozzo. Ma Morales si rifiutò, salvando la vita all'omone. Questa scelta lasciò Miles col viso sfigurato, ma con Wilson Fisk per sempre in debito. Finito il carcere, i due si misero in affari insieme, spodestando a poco il loro boss e coronando Wilson il re indiscusso del crimine. Miles però era molto diverso dal suo compagno, perché desiderava vivere insieme alla sua dolce metà Barbara e lasciare per sempre il crimine organizzato. Grazie all'aiuto di Wilson Fisk, il giovane Morales riuscì nel suo intento, sposando la sua amata e vivendo una vita meravigliosa. Tutto bene, quel che finisce bene, no? E direi di no. Barbara morì prematuramente qualche anno dopo, lasciando il povero Miles distrutto e disperato. Qui farà il suo ingresso il sindaco Kingpin per mostrargli la salvezza. A quanto pare il pelatone era a conoscenza del multiverso e delle versioni infinite che ogni essere vivente possiede, spiegando all'amico che la Barbara che conosceva ormai era morta, ma che là fuori avrebbe potuto trovarne un'altra. Ok, Wilson Fisk, romanticone dell'anno. Detto questo, grazie all'aiuto di quest'ultimo Miles, si trasformò in Ultimatum e iniziò a viaggiare per il multiverso con l'armamentario di Jumpman, solo ed esclusivamente per trovare la sua amata. Ci riuscì? Chi lo sa, però si ritrovò molti Spider-Man sulla sua strada. Terra 17217.
Apparso per la prima volta nel 2017, questa versione di Miles è molto più grande della sua versione classica e possiede una bellissima moglie e un bellissimo figlio, che non abbiamo mai visto, ma andremo a fiducia. Qui lo vedremo alle prese con una versione malvagia di Gwenpool, che ricordiamo non è una versione di Gwen Stacy, che ha smascherato il povero Miles e ha lasciato in balia dei suoi super nemici. Come potete dedurre, il suo più grande nemico Goblin e tutto il suo esercito rasero al suolo tutta la sua casa, uccidendo tutta la sua famiglia e lasciando l'uomo ragno nella disperazione. Detto questo, come potete dedurre, in questa storia vedremo Miles alle prese con la donna che dopo tantissimi sbalzi temporali e timeline stravolte verrà sconfitta, lasciando a Miles solo un brutto sogno dell'accaduto. Terra 18366. In questa terra, apparsa per la prima volta nel 2018, assisteremo alla grande guerra mondiale di Destino, dove quest'ultimo tentò di conquistare il mondo. Scontato, vero? Ma andiamo avanti. Questa guerra, che portò alla morte tantissimi eroi, finì con la sconfitta del Dottor Doom, che infuriato e perdente, ritornò nel suo personale stato. Direte, e Miles? Quest'ultimo, ritenuto morto, venne rapito dal sovrano di Latveria insieme a Daredevil, Bellona, Gambit, Rocket, Capitan America e Thor. Questo gruppo fu imprigionato nelle segrete del castello per numerosi anni, fino alla caduta di Victor Von Doom e alla liberazione del popolo sottomesso dal tiranno con la faccia di metallo. Terra 19529. Storia fresca ambientata nel 2019. Qui troviamo un universo molto simile a quello Ultimate, ma con una sostanziale differenza. Peter non è morto. Durante lo scontro finale, Parker fece in modo di inscenare la propria morte, salvando la città e prendendosi una bella vacanza. All'oscuro di tutto, Miles fece la stessa scelta della sua controparte Ultimate, prendendo il posto di Peter in onore del primo Spider-Man. Dopo qualche tempo Parker tornò e prese Miles come suo discepolo, o Robin, lavorando insieme per salvare la città ancora e ancora. Dopo incredibili storie e battaglie, il ragnesco duo si trovò di fronte Dottor Doom e un ormai morente Dottor Octopus, che come fece la sua controparte 616 a Spider-Man, scambiò il suo corpo con quello di Miles, facendo morire il ragazzo al posto suo. Peter, scoperto il tutto, cercò di riportare tutto alla normalità, sacrificandosi per salvare il suo più caro amico e compagno Miles. Quest'ultimo, salvo e riconoscente, decise di non far mai morire il ricordo del vero Spider-Man, indossando il suo costume e portando avanti il suo motto: da un grande potere derivano grandi responsabilità. Terra Movie. Partiamo prima dalla versione più sospirata, quella MCU. Mai apparsa e mai annunciata, questa versione è la più ricercata dai fan dello Spider-Man afroamericano. Ma, come molti di voi sapranno, nel primo film di Spider-Man apparve Aaron Davis. I più attenti di voi avranno riconosciuto il nome. Esatto, lo zio di Miles. Come la sua versione cartacea, questo Aaron è un ladruncolo e ama la super tecnologia. E come se non bastasse, ha dichiarato di non voler armi nel suo quartiere perché lì ci vive il suo nipotino. Ora le cose coincidono tutte, persino i nomi. Quindi vedremo Miles molto presto? Per come stanno andando le cose, tanto presto non so. Ma siamo certi che è nella mente di quel mattacchione di Fake. Terra Movie 2. Ora si va col più famoso, Spider-Man Into the Spider-Verse, o nel titolo italiano Un Nuovo Universo. Film che ho adorato perché è creato con uno stile di animazione davvero innovativo e ipnotizzante, ma parliamo della trama. Qui facciamo la conoscenza di un Peter Parker, al culmine della sua stupefacente carriera, morire per mano di Wilson Fisk, dopo aver aperto uno spiraglio nel multiverso. Oltre a lui, faremo la conoscenza di un giovane Miles, che proverà in tutti i modi a emulare il proprio eroe per salvare la sua dimensione dal collasso. Da solo? Certo che no, si parla di Spider-Verse. Insieme a lui ci sarà una versione di Peter, bella avanti con l'età, Spider-Man Noir, Spider-M, Spider-Gwen e SPDR. Non vi dirò nulla perché è giusto che lo vediate, ma sappiate una cosa. Sono sicuro che questo film è una sorta di banco prova per creare lo Spider-Verse nell'universo MCU e Sony. Quindi aspettiamo e vedremo cose stupefacenti. Di questo ne sono certo. Anche perché la Sony sta dando degli spoiler o rumors molto interessanti. TG Nerd? O qualcosa di simile? Può essere. Terra 1048. Terra conosciuta nei videogames di Spider-Man della PS4 nel 2018. Chi ha giocato a quel gioco saprà bene della presenza di Miles al suo interno, ma ancora senza costume. Fino al 12 novembre.
In questa data è uscito un nuovo DLC che vedrà Miles in tutta la sua potenza e epicità oscillare per le vie di Manhattan. Ora, io non ho ancora giocato questo DLC, ma sentendo tutte le voci che invadono il web, dovrebbe essere davvero emozionante. Ma breve. Quindi visto che non sono un gamer che deve giocarlo al day one, aspetterò che scenda di prezzo. E voi, l'avete già giocato? Niente spoiler, però fatemi sapere la vostra. Ragazzi, questo video termina qui. So che ci sono altre versioni, ma purtroppo molte sono comparse con origini sconosciute o identiche all'originale, e quindi, personalmente, poco interessanti. Come sempre, vi ricordo che se userete il codice sconto GEDARU20 nel link di Pumplink qui sotto in descrizione, potrete ottenere il 20% di sconto su qualsiasi articolo del sito, quindi felpe, mascherine, quadri, qualsiasi cosa, comprese le nuove collezioni e le edizioni limitate in stile natalizio. Ragazzi, affrettatevi! Detto ciò ragazzi, se il video vi è piaciuto sapete già cosa fare, lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale, naturalmente attivando la campanella per non perdere nessuna novità. Ricordate che qui sotto in descrizione trovate sempre le mie pagine social e ancora più sotto nell'area commenti potete scrivermi cosa ne pensate di questo video, ma soprattutto di queste versioni. Detto ciò ragazzi, adesso come in ogni video saluterò le 15 persone che mi hanno commentato nello scorso video con l'hashtag richiesta. Quindi ragazzi, salutiamo! Nerd Multiverse 1938, BC78, Matteo Bisi, DJ Wii U, Samuele Abbondanza, Luca Consiglio, DJ Razzi Erix, Federico Orsetti, Giacomo Trinchillo, Damien V, Davide Soldatelli, Alessio Angeletti, Gaetano Licco, The Ballistic, Carletti Pro Distraction più Aceto. Ragazzi, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, commentatemi qui sotto con l'hashtag Morales, ma soprattutto rispondendomi alla domanda. Qual è il vostro Spider-Man preferito? Non parlo di costumi o film, ma proprio di versioni alternative. Detto ciò ragazzi, grazie ancora per aver visto questo video. Noi ci vediamo qui, sempre questo canale è fatto di origini, versioni, curiosità e TG Nerd. Ciao ragazzi, alla prossima! Jerry Drew, faceva parte della famiglia criminale di Indondan. Perché desiderava, spiegando all'amico che la Barbara Detto questo, se il video vi è piaciuto sapete già cosa fare, lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale, naturalmente attivando la campanella per non perdere nessuna novità. Ricordate che qui sotto in descrizione trovate sempre pagina social e ancora più sotto nelle commenti potete scrivermi cosa ne pensate di questo film. Non ho detto un cazzo. Carletti Prodistraction.